stanotte che non ci metteremo a tremare. Ma per citare Mezzomondo, io mi perdo almeno 3-4 volte al giorno e mi ritrovo comunque sempre 3-4 volte al giorno, perché secondo me ogni tanto perdersi fa bene. Innanzitutto perdersi ti aiuta anche a scoprire strade nuove, diverse, che tu non avresti mai immaginato di poter percorrere. Quindi viva la gente che si perde e che si ritrova. Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente, e ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me. Se il mio prossimo disco fosse un cibo, un piatto, sarebbe un piatto di spaghetti al pomodoro, perché è una roba che piace a tutti. Servirebbe per gli occhi profondi, blandi come due pozzi neri, per buttarci dentro quello che vedi. Il mio primo concerto me lo ricordo benissimo, avevo quasi 9 anni ed era il concerto di Francesco De Gregori, che io ascoltavo a casa tramite papà, che era un suo grande ammiratore, e quindi poi quando avevo visto le locandine, che era a Gallipoli sul porto, gli ho detto: papà, voglio andare a vedere il concerto di Francesco De Gregori. E anch'io sono stata una bambina sulle spalle del proprio papà che ha visto Francesco De Gregori dal vivo. Io mi scordo di dimenticarti, non ho mai avuto chi profondi. Allora, quando vado a vedere i concerti degli altri, io ne vedo tanti quando posso, è bello perché birrozza sotto palco e poi magari finisce che vai via dal posto e ti fermi sicuramente a farti il paninaro, proprio il paninazzo, quello bello. Da quando sono in tour in realtà non sono molto più attenta, ma non per una questione estetica di peso, ma per una questione proprio di digestione, perché insomma l'età avanza e i succhi gastrici la notte non mi fanno dormire bene, quindi sto un po' più attenta. Non sprofondi mai.